Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in via Pisa, dinanzi ad un'attività commerciale, il Music Lounge Bar Zacapa. Perché siamo qui? Perché l'amministrazione ne ha combinata una delle sue, per carità, nel pieno rispetto della legge. Ma veniamo ai fatti. Lo Zacapa, molte sere, soprattutto d'estate, dà vita ad attività di intrattenimento con musica dal vivo. Bene, più di qualcuno, anzi qualcuno, si è lamentato di queste forme di inquinamento acustico. Qualcuno non sopportava questa musica e puntualmente il sindaco è intervenuto con una ordinanza. Ma sentir parlare di inquinamento e lo Zacapa che produce inquinamento, mi sono domandato, vuoi vedere che lo Zacapa è più nocivo e più pericoloso dell'Ilva? Sindaco, per cortesia, non facciamo ridere, signor sindaco Stefano. Pensi piuttosto che questa attività fa circolare la moneta, crea economia, crea vita a Taranto, crea entusiasmo. Questa è una città morta, è un cimitero. Una volta tanto che un'attività commerciale fa qualcosa per dare vita a Taranto, ecco che ci si scaglia contro. È un fatto grave. Sindaco, non so se lei è mai stato a Rimini, a Riccione, dico per dire, ma a Martina, a Lecce ci sarà stato, a Martina, a 30 km di distanza da Taranto, si fa musica fino alle 3 di notte, invece Taranto deve diventare una tomba. Questa è la realtà, signor sindaco, questa è la vergogna di Taranto. Stiamo pensando all'inquinamento acustico dello Zacapa e non andiamo a pensare all'Ilva, a quello che succede, a quello che sversa la notte, a quello che vomita la notte. Ebbè, forse è facile farsi forte con i deboli e invece in molti casi si è deboli con i forti. Ci pensi, signor sindaco?